conseguenza di partire da questa. Suicidio, c'è il piccione della Sicilia e loro escono in camera. Quindi, allora il discorso è fumato. No, vabbè, aspetta. Siamo? Giovedì al sale ti ho visto, no? Rock on! Giovedì ti ho visto. Era la consulta. Sì, giovedì, ma c'era un piazzino. Questa stampa di preconcerto, la seconda tappa del Guitar Circus, tocca ad un'altra grande chitarra nazionale, devo dire anche internazionale, perché comunque la conoscenza del personaggio non è soltanto nello stivale. Abbiamo Federico Poggi Poldini, giusto? Esatto. Federico, tu sei comunque molto ormai integrato nella nostra Siracusa per la conoscenza di Sara Guaracino, che è il nostro Archimede, no? Di questa idea. Vieni perché Sara ormai comunque c'è un'amicizia, o magari perché sei attratto da questi eventi che possono lasciare libero proprio l'iniziativa del musicista? Beh, innanzitutto perché credo che Saro per fare queste cose si sbatta veramente parecchio, e quindi per chi si sbatte va premiato in un certo modo. Ho avuto la fortuna di conoscere la Factory, grandissimo locale secondo me, e in realtà io sono venuto ieri a fare una data a Palermo, e stasera appunto chiudiamo le serate con questo mini tour di due date, almeno per me. Per Ivano, che invece è il batterista che mi segue nella mia band, ne ha fatte tre. Ben tre, ma con un'altra formazione. E stasera chiudiamo questa cosa dove suoneremo un po' di cover che sono classici del rock, alcuni brani miei, alcuni brani di Ligabue. Spettacolo questo. Senti, Solieri siete nella stessa città, no? Sì. È una città che vi si divide così come Ligabue Vasco? Accetta questo dualismo? Voi come? Perché comunque è difficile mettere assieme i chitarristi, no? Perché sono soggetti unici, no? Molto individualisti, egocentrici. In questo caso la vostra città come vive questo aspetto? Perché comunque è giusto parlare. Bologna è una città con molti musicisti e Solieri lo conosco veramente da tantissimi anni. E credo che ci sia solo una bella complicità, nel senso che assolutamente siamo sullo stesso piano, e se lui suona con Vasco, se lui suona con Ligabue non cambia la faccenda, nel senso che per noi stare sul palco e suonare insieme comunque un'emozione, una grande passione, credo che sia anche per lui, conoscendolo, è un po' che non lo vedo, devo dirti, però credo che sia la stessa cosa che succede a me, il fatto di poter suonare va di fuori dall'artista. Tu sei una costola estratta da Ligabue, come dire, quando Dio creò la donna, no? Prese una costola. Tu sei proprio il, come dire, un perfetto compagno di lavoro e di gioco di Ligabue da questo punto di vista? Beh, sono un compagno di lavoro da tanto tempo, quindi abbiamo avuto la fortuna di stare insieme, di produrre delle cose sempre interessanti. E il fatto che ci sia ancora un insieme di cose, nel senso che c'è un bel rapporto umano ma un bel rapporto di lavoro, perché alla fine è importante anche produrre delle cose e farle funzionare. E che dirti, sono una costola estratta? Non lo so, sono uno che lavora in maniera molto vera, sincera, e credo che questa cosa gli arrivi e lui avverte questa cosa, forse ha bisogno anche di questo tipo di personaggio, e io sono lì presente e faccio sempre il massimo. I pezzi scritti da te per per Ligabue, no? Come nascono? O lavorate assieme? Se avessi scritto un pezzo per Ligabue non saresti qua? No. Ma come nasce la costruzione? Non lo so, non ho mai scritto un pezzo con Ligabue. Ligabue è un artista che scrive tutto lui da sempre. E diciamo che la nostra figura è quella di arrangiare delle parti che sono anche parti importanti, che sono arpeggi, soli, riff, e sono parti fondamentali per la canzone, però la scrittura a livello compositivo è una scrittura che parte da lui, di solito voce e chitarra. Quindi lui a quel punto, quando in passato ha usato molto di più la band come proprio
parti importanti dell'arrangiamento e del suono che avvolge le canzoni di Gabor. E io scrivo delle cose e continuo a farlo, lo dico perché anticipo una domanda. È giusto, bravo, esatto, sì. E con invece il mio progetto dove lì mi trovo a tutto tondo a collaborare con musicisti e con anche persone che mi aiutano a scrivere parti più che melodiche di testo. Però quello è un modo proprio compositivo, nel senso che il fatto che tu componi e tiri fuori delle cose significa che cerchi e vuoi trovare una strada che ti faccia comunicare al resto del mondo. Tra virgolette un'identità propria, perché un'identità caso propria. È... E credo che questa cosa sia importante per me perché mi fa palleggiare da essere chitarrista, quindi accompagnare un artista, e però anche mettermi in prima persona davanti a un microfono e sentire in maniera diversa quello che mi è intorno. C'è un progetto diciamo attivo già proprio. Noi stiamo lavorando sul mio quarto album, che stiamo provinandolo significa si buttano su delle parti musicali più o meno chiare nella mia testa, ma anche in questo caso, proprio in questa seduta che stiamo facendo, ho proprio bisogno di un suono di band e molte cose vengono fuori proprio insieme, e perché credo molto in questo tipo di aspetto e credo che in questo momento la musica abbia bisogno di allontanarsi un po' da quello che è il computer, cioè far tutto home studio poi in realtà, e fare invece una cosa dove si respiri ancora il sapore degli umani, cioè quelli che tirano fuori le persone. E credo molto anche, molto importante, nella collaborazione, cioè credo che quattro persone che nel caso mio mi sono scelto anche siano importanti, e la cosa importante è saperle lavorare, cioè nel senso farle lavorare e tirare fuori il massimo da ogni persona. Diciamo che ancora tuttora le sinergie danno io nella mia visione sono una sinergia, hai detto bene, cerco la sinergia proprio tra i musicisti e credo che un disco si riesca anche a vedere e a leggere attraverso questa cosa. Io avverto quando i dischi sono spontanei, cioè mi sembra di avvertire poi, quei dischi sono diretti, spontanei e veri, e i dischi invece che hanno un'elaborazione, cioè che sono stati costruiti molto più a tavolino, che magari funzionano ugualmente, però dentro di me in questo momento ho bisogno di non sentire quel tipo di cose. Format televisivi, artisti di strada, chi ci sta perdendo? Diciamo gli artisti di strada erano dei grandi, si trovavano dei grandi talenti, no? Che poi magari potevano essere scoperti. Invece il format televisivo ha tolto gli artisti di strada, li abbiamo persi. O sfondi o... questo è un passaggio che non riesco ancora a mettere a fuoco, anche perché devo dirti la verità, non mi interessa. Cioè non mi interessa nel senso che non vengo mai colto da quel tipo di cose. Ho seguito dei format televisivi perché è quasi impossibile non farlo. E ho notato che ci sono dei bravissimi cantanti, però ecco, per come sono fatto io, per come ho la cultura, credo in chi compone, che ha qualcosa da dire, al di là che però apprezzo molto la tecnica vocale e le persone che hanno un carattere attraverso il modo di cantare, però a quel punto nell'artista deve venire fuori anche una grande personalità. David Bowie era uno che non scriveva solo lui, si contornava di grandi personaggi, però aveva un grande talento vocale, una grande personalità vocale. A quel punto credo che lui abbia fatto nella sua carriera dei passaggi importanti. Questo è un esempio che... Sì. Il rock oggi come lo stai vivendo? Com'è cambiato? Che cosa c'è nel rock di oggi? Fra la gente, ecco, la gente del rock è quella degli anni 80, gli anni 70, o trovi comunque delle diversità magari per generazione? Eppure sempre si affacciano prima di per lanciarsi nella modernità, comunque hanno dei passaggi importanti nella storia. Guarda, io non riesco neanche a mettere a fuoco benissimo la definizione di rock, nel senso che se il rock il rock secondo me vive di quella ruvidità che non è tanto italiana, ma non perché snobbo l'Italia, è perché è proprio una differenza di mentalità legata al fatto che chi l'ha inventata, chi l'ha vissuta,
ha un approccio completamente diverso. Io suono alla ricerca di quel tipo di suono lì e credo anche che il rock, cioè la grande forza italiana secondo me è quella legata ai grandi cantautori che hanno delle bellissime poesie attraverso i testi che raccontano e soprattutto anche gli anni 60, perché, no, che hanno comunque un mondo completamente diverso e credo che sia molto originale. Il fatto di che ci siano persone che riprendono quel tipo di suono, quel tipo di sapore lì, di quello degli anni 60, credo che sia importante perché è proprio nostro. Purtroppo io non vengo troppo da questo mondo, nel senso che non l'ho vissuto proprio in prima persona e non mi sono mai allacciato, essendo più musicista che cantante. E quindi il mio approccio invece è quello di cercare di tradurre, naturalmente cantando in italiano, il suono che è quello che mi ha dato la base, quindi suono inglese, suono americano, del rock. Ti faccio un esempio di una band che mi ha dato moltissimo e continua a darmelo, sono i Clash, un gruppo che è lontanissimo da De Gregorio, da André, sì. E è lontanissimo anche dal rock. Non riesco neanche. Ligabue, secondo me, sono stati dei dischi molto ruvidi. Il suo approccio è un approccio molto, in certi momenti, molto irruento e immediato. Credo che il rock sia quello, cioè poter raccontare qualcosa in maniera immediata. Quando anche il suono è sporco ed grezzo, il sapore cambia. Ed è soprattutto, credo che ci sia un'ondata in questo momento americana che, faccio un esempio di una band che secondo me ha quel tipo di cose, sono i Black Keys, sono un gruppo che ripercorre il blues e il rock and roll tradizionale mettendolo in una chiave leggermente moderna. E Queens of Stone Age è un'altra band che mi piace molto e che però so che è una cosa che vive perfettamente perché ha quel tipo di linguaggio lì, capito? È difficile poter mettere su un giro di blues una melodia in italiana, perché proprio è difficile proprio la costruzione, perché se tu cerchi di ripercorrere la melodia di queste note è proprio difficile riuscire a tradurre, dovresti penalizzare molto il testo. Sei molto più per il testo allora da questo punto di vista. Beh, dal momento che scrivi in italiano certo. Devi comunque valutarle, se no fai la figura del possiamo cogliere. Anche dire infatti devo dirti che mi faccio aiutare perché non sempre diciamo che non sono nato con la bio in mano scrivendo dei testi, ma sono nato con uno strumento e mi veniva la cosa che mi veniva meglio era la melodia, le melodie e gli accordi, quindi l'armonia. Ho sempre cercato più quello e il suono di un insieme. Ok, per quanto mi riguarda io ho finito. Grazie. Ora non so, ragazzi. Vai Vanone! Vediamo che ragazzi se devo farti qualche altro. Sono stato bellissimo. No, vai, basta lui, ma io. No, 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 no. No. Dobbiamo vedere il tuo pacchetto. Pacchetto famiglia. Io ti posso dare? Non so se le ragazze devono farti qualche altra domanda, sì. Quindi no, io volevo sapere cosa ti piace raccontare, visto che vuoi esprimere e coinvolgere molto le persone che ti ascoltano, perché ho capito questo coinvolgimento diretto che tu cerchi. Cosa vuoi esprimere, se c'è qualcosa? Ho bisogno di te? No, sì. Ma sì, guarda, sì. Mi sono trovato a scrivere soprattutto sentimenti. In questo disco, quel disco che... Ogni disco ha una parentesi. Il primo disco era una sorta di delusione d'amore, quindi mi sono accorto che tutte le canzoni avevano un unico punto di riferimento, che era quello del cuore ferito, diciamo, infranto. E il mio secondo disco è un disco che invece racconta più sui legami sentimentali, ma più nei rapporti con le persone, con gli amici, con le persone vicine, persone care. Si chiama Nella fretta dimentico, appunto per quello. Il terzo disco invece, che è un cast cosmico, è un disco che racconta degli stati d'animo e anche delle cose attuali che mi sono capitate, abbastanza romanzate, quindi non è più legato solo alla didascalia di un racconto, ma a una sorta di come si può dire, sceneggiatura. Cioè, ho cercato di fotografare delle immagini e a quel punto le ho raccontate attraverso i testi. Questo ultimo album, che non ho ancora in mano, quindi ti sto dicendo delle cose che magari non saranno del tutto così, però
come orientamento ho cercato di non parlare d'amore. Anche per non essere banale visto San Valentino, o per non essere banale visto no, perché ho notato che quando uno non ha più un cazzo da dire scrive. Invece io mi sento dire che ho bisogno di raccontare qualcos'altro, diciamo che è una visione un po' più cinica, però i testi sono vivono proprio la, diciamo che mi sono innamorato di alcune parole che avevano un suono adatto per il sound che sto cercando, e a quel punto ho seguito l'onda di queste parole cercando di dire qualcosa, però non sempre è una cosa che vorrei dire in maniera diretta, ma è una cosa che vorrei che le persone riuscissero a viversi, a viversi in maniera personale. Naturalmente non è che dico delle cose a vanvera, ascoltami, proprio seguito una linea, però non sempre ho voluto dare una spiegazione, okay? Quindi queste sono le mie forme di album, sono album che non hanno fatto tanta fortuna, quindi non è che ho trovato una chiave speciale, magari il prossimo che è un po' al di fuori dalle righe, nel senso che mi sono un po' allontanato e cerco di allontanarmi il più possibile da un meccanismo che forse mi era stato inculcato anche attraverso le mie esperienze, inculcato nel senso che faceva parte di me, quindi non sapevo, un po' uscire da quello che è il canone tradizionale di cercare di fare una canzone che funziona e abbia la possibilità di funzionare in radio, ecco. Un meccanismo che invece in passato ho pensato. Ok, grazie. Va bene? Sì, grazie. E sono stanco, Beh, giorno dopo giorno c'ho un allora, ma ti piace quella? È diventato un amico, non è ormai il musicista, non è più l'icona, con l'autografo. Gli hanno già offerto una casa ieri sera. Ah, ecco, ma te, a livello di matrimonio o... No, una casa di vacanza, casa di vacanze. Ivano Zanotti, diciamo, tra l'incudine e il martello, sembra uscito dal wrestling con Hulk Hogan, da questi personaggi, e in effetti sul palco del Guitars qui alla Sala Rondone ti hanno creato una gabbia, ma per salvaguardare i colleghi o perché in quel modo, ecco, spiegami questa gabbia, che cosa serve tecnicamente da questo punto di vista? Dal punto di vista solo tecnico la gabbia serve solo da un punto di vista acustico, perché questa sala può essere tipo teatro, e in un teatro quando suoni rock, quindi i volumi sono un po' più alti del normale, hai dei problemi per far sentire la buona acustica al pubblico, e allora la batteria viene sempre chiusa in questo plexiglass che diventa una gabbia, però, o un acquario, dipende dai punti di vista, e quindi così il fonico riesce a gestire la parte della batteria che è quella che fa più rumore, perché essendo acustica, e dopo così il pubblico può godersi tutto quello che può fare rock, può fare blues, non c'è problema. Tra suonieri e Poggi Pollini, come stai? Non fare domande. No, dai, no! Tra Solia e Poggi Pollini, come stai tu normalmente quando comunque ti ritrovi a suonare con loro o a lavorare con loro? Abbiamo visto Solieri, totalmente molto 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 attendibile, molto attento, come dire, dettagliante, performante, e poi abbiamo visto anche il concerto. Qui invece ecco, come ti trovi tu? Hai una doppia identità, riesci a creare, hai due schede tecniche diverse. Innanzitutto sempre dietro, perché la batteria sta sempre dietro. E poi no, niente, allora sicuramente sono anche molto distanti loro come genere, come stile e con cui suono, comunque Vasco e Ligabue, non so se per voi sono uguali, ma secondo me sono molto differenti, perché comunque Vasco sarà sempre molto più hard come musica, sul rock, ma... e Ligabue comunque alla fine si sente benissimo su Idol e Bruce Springsteen, quindi è sempre rock, però poi ultimamente addirittura è arrivato molto sul pop, quindi hanno un stile molto differente, quindi per forza bisogna avere due personalità, ma ne ho anche diverse, non ne ho solo due, perché suono anche tanti altri generi, e quindi però mi piace molto, perché la musica naturalmente è la mia vita, quindi non sono come facevano invece negli anni 70, che per me è stato il miglior periodo. Una volta si specializzavano molto su qualcosa, su un genere, eccetera. Adesso è un po' più complicato fare questo, perché ci sono un po' meno possibilità di una volta, e quindi
si cerca di prendere un po' a destra e a sinistra, come si dice. Però spero di riuscire a prenderlo bene. Okay. Senti, scusa, in questo caso quindi tu sei poliedrico o un turnista come batterista? Beh, la parola più comune in Italia è turnista, però a me non piace neanche tanto come parola perché risulta un po' fredda come parola, perché non è. Però diciamo, in teoria sì, sono un turnista. Con la batteria si riesce a fare un proprio prodotto? O sei sempre, come dire, un che fa parte di un gruppo, si fa un'unione, e non riesce ad avere un lavoro individuale da questo punto di vista? No, allora, beh, oddio, ci sono molti batteristi che fanno anche i propri album, io per ora non l'ho ancora fatto, non metto la... Non metti confini. Il futuro, eccetera. Però, allora, diciamo che sì, la batteria comunque, non essendo uno strumento melodico, deve praticamente accompagnare, quindi fa più fatica a fare quello che dici te, però dipende dalla band. Per esempio con Fede, adesso che ormai è da 2006 che sono con lui, dallo scorso album, adesso vogliamo fare l'album insieme, allora dopo diventi parte integrante, allora anch'io sono come gli altri. Okay. Ma prima invece io sono entrato, che abbiamo fatto, ho registrato sempre prima l'album Chaos Cosmo, però sono entrato che era già stato fatto, ho messo solamente la mia personalità e le mie cose, però è già più a livello di esecutore, appunto a livello di turnista lì. Invece così non sei più un turnista, così diventa un gruppo. Ma faccio una domanda tecnica. Sì. La batteria deve essere battuta o, come dire, martellata? Io non ti ho trovato il martello. Ecco, cioè, ci sono diverse idee, no, di batterista, anche di gestire i ritmi, però devo dire, è un fattore naturale il tuo martello, perché comunque te lo permette anche il fisico e le energie, o è proprio un aspetto identificativo? No, allora, dipende molto dal genere. Infatti adesso stasera siamo prima del concerto, quindi non ho ancora visto, stasera troverai anche delle altre cose diverse, perché veramente suoneremo anche in altri modi, eccetera. Però dipende molto dal genere che fai, perché naturalmente io suono anche funk, latin, eccetera, e lì il martello quasi non ci arrivi. Invece io come vedo, sì, io mi vedo più martello perché mi piace, ma non dipende dal fisico, perché tutti pensano, no, ma davvero, perché tutti pensano che il batterista grosso batte, e invece non è vero. No, non è vero, perché infatti, cioè, ci guardi anche, comunque molti batteristi, anche solamente John Bonham non era proprio così grosso, però è il miglior martellatore del mondo. Okay. Io, per quanto mi riguarda, Tarmus e Giampaolo Montinelli va in modo perfetto anche questo documento bellissimo. E vi diamo l'appuntamento alla raccolta delle immagini del live con Mr. Poggi Pollini e Mr. Zanotti alla batteria. Rock on.